A tutti voi buon pomeriggio, bentrovati a una nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Cominciamo a raccontarvi i fatti di oggi dall'inchiesta che vede coinvolta Fincantieri. Un arresto, 34 indagati, 80 perquisizioni. Sono questi i numeri di un'indagine appunto che vede coinvolti 19 imprese operanti nel settore della cantieristica navale, subaffidatarie di lavori per conto di Fincantieri, operazione che viene portata avanti dalla Guardia di Finanza di Venezia. Implicati 12 dirigenti e funzionari della stessa società. I finanzieri, coordinati dalla magistratura lagunare, stanno eseguendo 80 perquisizioni in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Campania, Puglia e Sicilia. È stato inoltre posto agli arresti domiciliari un bengalese ed è stato eseguito un sequestro preventivo di oltre 200.000 euro per sfruttamento della manodopera. L'accusa è a vario titolo di sfruttamento della manodopera, corruzione tra privati, dichiarazione fraudolenta ed emissione di fatture false. Le indagini, che vedono appunto 34 indagati, hanno consentito di acquisire gravi indizi di un sistematico sfruttamento di numerosi lavoratori stranieri, per lo più bengalesi e albanesi, dipendenti di imprese gestite da connazionali impiegati nell'esecuzione di lavori connessi alla realizzazione delle navi da crociera presso i cantieri di Marghera di Fincantieri. Lo sfruttamento, secondo gli inquirenti, si sarebbe realizzato retribuendo i lavoratori con il sistema della paga globale, attraverso cui nelle buste paga venivano certificati i compensi spettanti in base al contratto nazionale, mentre in realtà ai dipendenti veniva corrisposto un importo di gran lunga inferiore, senza il riconoscimento di ferie retribuite e degli altri compensi aggiuntivi. Per garantire la corrispondenza tra gli importi pagati e quelli indicati in busta paga, venivano indicate alcune voci stipendiali fittizie, ovvero un numero di ore lavorate inferiore a quelle realmente prestate. Con riferimento all'operazione disposta dalla Procura della Repubblica di Venezia, che vede anche personale Fincantieri oggetto di accertamenti da parte della Guardia di Finanza, la società rivendica la propria estraneità rispetto ai fatti cui le indagini riferiscono. Fincantieri sta assicurando piena collaborazione agli inquilenti e auspica che verrà dimostrata la completa estraneità dei propri dipendenti. Laddove invece le accuse venissero confermate, la società adotterà immediati provvedimenti nei confronti di dipendenti che si fossero resi responsabili di condotte illecite, lesive dell'immagine della società. Fincantieri adotta, anche in quanto emittente quotato, gli standard più elevati di compliance operativa e normativa e impronta costantemente la propria azione a principi etici e di massima trasparenza. Continuiamo invece con un'altra inchiesta, quella che riguarda Sereni Orizzonti. È stata accolta dalla Procura della Repubblica di Udine la proposta di revoca dei sequestri disposti al gruppo Sereni Orizzonti nell'ambito dell'inchiesta della Guardia di Finanza che ha portato all'arresto di Massimo Blasoni e di altre 8 persone. Soddisfazione da parte del legale del gruppo Luca Ponti, che aveva elaborato un piano di normalizzazione per consentire il proseguo della normale attività della società impegnata nell'erogazione di servizi agli anziani, ospiti nelle varie strutture sparse sul territorio nazionale. Decisiva l'indicazione di trasferire il sequestro preventivo su Palazzo Kekler, bene immobile di proprietà del gruppo, del valore di 5 milioni di euro, così da svincolare i 10 milioni di euro immobilizzati dal GIP ai fini di un'eventuale futura confisca. Tutto ciò garantirà lo svolgimento dell'attività di Sereni Orizzonti, che da domenica ha visto anche la riorganizzazione dei vertici societari con garanzia per gli ospiti e per i lavoratori. E proprio in tema di tutela dei lavoratori e dei servizi, è appena arrivato in redazione un comunicato della UIL, che firmato da Matteo Zorn, segretario regionale della UIL Tux Friuli Venezia Giulia. In questa fase delicata, scrive, per le lavoratrici e i lavoratori di Sereni Orizzonti garantiremo loro la miglior tutela e la salvaguardia delle posizioni lavorative, assicurando lo stesso rapporto stretto e di vigilanza continua che ha sempre caratterizzato la nostra azione per tutte le strutture, come è avvenuto tra le altre per quella di Pieris, calendarizzando a stretto giro un incontro a livello regionale con la società, anche alla luce dei rinnovati vertici amministrativi e, se necessario, anche con gli enti competenti. Cambiamo argomento ora. Una coppia di giovani udinesi, 28 anni lui
e 25 lei è stata ricoverata in ospedale perché è rimasta intossicata da monossido di carbonio nell'appartamento in cui vivono, al secondo piano di una palazzina della città. Determinante la richiesta d'aiuto lanciata via WhatsApp, ci racconta tutto Luciana Edelfonso. Un uomo e una donna, rispettivamente di 28 e 25 anni, sono stati ricoverati a seguito di un'intossicazione di monossido di carbonio, gas inodore, incolore e insapore, che si è sprigionato nell'appartamento dei due giovani che risiedono in via Santa Maria del Groagno, a Udine. A dare l'allarme un'amica della donna, che aveva ricevuto da quest'ultima un messaggio WhatsApp con il quale comunicava di non sentirsi bene. La conoscente, preoccupata da quanto udito, ha subito chiamato il 118, che a sua volta ha allertato i vigili del fuoco. Una volta sul posto, la squadra ha subito rilevato, mediante apposita apparecchiatura, la presenza all'interno dell'appartamento di una forte concentrazione di monossido di carbonio, in particolare nella cucina e nella camera da letto. I due giovani, fortunatamente, erano coscienti e hanno aperto la porta all'arrivo dei soccorritori. Successivamente sono stati ricoverati all'ospedale di Udine per accertamenti e la ragazza è stata trasportata all'ospedale di Trieste. Ancora al vaglio degli uomini del 115 le cause che hanno determinato la formazione del pericoloso gas, ma senza dubbio riconducibili ad uno degli apparecchi alimentati a gas metano installati nella locale cucina. I dispositivi sono stati subito disattivati e l'abitazione è stata messa sotto sequestro. Un'imbarcazione di circa 7 metri è affondata al molo Sartorio a Trieste nella mattinata di oggi. Sul posto per il recupero sono intervenuti la squadra del nucleo soccorso subacqueo acquatico, la motobarca degli specialisti nautici del distaccamento del Porto Vecchio e la squadra autogru della sede centrale del comando provinciale dei vigili del fuoco di Trieste. Attorno alle 9 i sommozzatori dei vigili del fuoco si sono immersi e, utilizzando i palloni, hanno riportato in semigalleggiamento il natante. Con l'ausilio dell'autogru e con una pompa elettrica l'imbarcazione è stata svuotata dall'acqua e riportata in completo galleggiamento. I carabinieri della stazione di Feletto Umberto hanno eseguito una misura di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cittadina rom classe 93 residente a Udine, ritenuta responsabile di furto aggravato e utilizzo indebito di carta di credito. Nel periodo compreso tra settembre e ottobre di quest'anno, approfittando della fiducia di un uomo di Tavagnacco, un pensionato classe 35, si è impossessata più volte del suo bancomat e ha fatto più prelievi per un totale di 4.000 euro. L'hanno scoperta i militari, ora la donna è in carcere. La misura è stata eseguita il 4 novembre in base all'ordinanza emessa dalla GIP del Tribunale di Udine. Inviava continuamente messaggi offensivi all'ex compagna, minacciandola e perseguitandola attraverso SMS e WhatsApp. Non contento, nei giorni scorsi l'uomo, un 38enne udinese pluripregiudicato e già sottoposto agli arresti domiciliari, è evaso dalla sua abitazione e ha raggiunto la casa della ex. Ha sfondato la porta con l'intento di aggredirla. La donna ha sporto denuncia ai carabinieri. Grazie all'intervento dei militari, il 38enne è stato riportato a casa ai domiciliari, ma per lui è già stato chiesto l'aggravamento della misura cautelare. Potrebbe quindi finire in carcere per evasione, danneggiamenti e atti persecutori. Lasciamo la cronaca ora per occuparci del tema parcheggi per quanto riguarda la città di Udine. 300 nuovi posti auto saranno realizzati in piazzale Cella, nella zona adiacente all'ex frigorifero. L'annuncio da parte del sindaco Fontanini. Scopriamo di più nel prossimo servizio. L'idea è, insomma, di portare avanti questo nuovo parcheggio in piazzale Cella. Siamo vicini alla sede della regione. C'è la necessità di avere degli spazi nuovi. C'è la disponibilità di un'area che deve essere chiaramente ristrutturata. Dobbiamo demolire alcuni capannoni vecchi, obsoleti, che non hanno nessun significato, e lì si può ricavare un parcheggio probabilmente per 300 posti in macchina. È una cosa importante, serve un'ulteriore boccata d'ossigeno a chi ha difficoltà a trovare parcheggi in città. Chiaramente il frigorifero resta, non si può toccare perché è un monumento tutelato dalla Sovrintendenza delle Belle Arti, però in parte c'è un capannone obsoleto che dobbiamo demolire, e la demolizione non è molto impegnativa, si tratta di un capannone che non ha altezze molto alte, quindi penso che
all'interno di 300.000 euro ce la facciamo. Per quando potrebbe essere pronto? Io spero entro la fine del prossimo anno di avere questo nuovo parcheggio. Spero che mi ci diano una mano anche questi di sosta e mobilità, perché è necessario fare una sinergia, anche perché poi lo gestiranno loro e quindi è necessario che il Comune insieme a loro trovi la soluzione e l'accordo migliore. E da oggi i parcheggi a raso o in struttura della città di Udine si potranno pagare tramite il cellulare. La SSM ha deciso infatti di lanciare una nuova app con cui la sosta si potrà pagare con un semplice click, usufruendo tra l'altro di un mondo di altri servizi. Scopriamo quali. Un'app innovativa che permette di sostare in città, evitando inutili perdite di tempo alle casse, ma anche di localizzare in tempo reale gli stalli disponibili e il luogo in cui si è parcheggiato l'auto, tutto tramite l'utilizzo del telefonino. InPark è la nuova applicazione di sistema sosta e mobilità che garantisce con un semplice tocco sullo smartphone di avere in un'unica applicazione un sistema integrato di accesso e pagamento. Il primo in Italia che include sosta a raso, parcheggi in struttura, ricariche auto elettriche e convenzioni con attività economiche del territorio. E in più ci sono tutta una serie di servizi e di potenzialità diciamo numerosissime, quali per esempio la sosta ripartita, cioè i negozianti potranno pagare in parte la sosta richiesta naturalmente dell'utente, e tante altre funzionalità che poi naturalmente si aggiungeranno, diciamo sempre che è un punto di partenza importantissimo, ma non è un punto d'arrivo. Udine è capofila per questa innovazione che punta soprattutto a migliorare e semplificare la vita dei cittadini. Sicuramente, questo era l'obiettivo, è l'obiettivo primario di SSM, agevolare i cittadini nell'utilizzo dei nostri servizi. È sicuramente un'agevolazione che va incontro soprattutto anche a un risparmio di tempo, perché comunque ai parcheggi di struttura ad esempio non sarà più necessario andare alle casse automatiche, su sosta su strada come adesso non bisognerà più ricercare il parcometro. Ma tutte le operazioni vengono fatte in pochi clic, quindi la possibilità di ricaricare direttamente il proprio borsellino dallo smartphone, ma la novità diciamo per noi anche importante per la città di Udine è quella che diamo la possibilità tramite dei convenzionamenti con gli esercizi cittadini, le attività economiche cittadine, di poter riconoscere ai propri clienti della scontistica particolare sui ticket sosta o parcheggi. È cominciato alle 6 di questa mattina lo sciopero dei benzinai che durerà 48 ore, adesioni al 70%. I gestori protestano contro i nuovi adempimenti ritenuti inutili e onerosi, tra cui la fatturazione elettronica, i registratori di cassa telematici, l'introduzione di documenti di trasporto. Lo sciopero terminerà alle 6 di venerdì. Ne abbiamo parlato con il presidente nazionale dei benzinai di Confcommercio, il friulano Bruno Bearsi. Sentiamo. La rappresentanza era nutrita, hanno partecipato diversi parlamentari ai lavori che hanno, avvallato le nostre richieste, e speriamo appunto che questo passaggio porti ad una modifica, diciamo, di visione rispetto a un settore che è fondamentale per il sistema italiano. E anche abbiamo sottolineato che appunto in molti casi l'illegalità dilagante che c'è in questo settore sottrae le risorse dello Stato un ammontare che, secondo stime abbastanza prudenziali, rappresenta 5 miliardi di euro l'anno, quindi un bel pezzo di finanziaria. Per quanto riguarda invece l'adesione proprio dei distributori, la serrata dei benzinai, che cifre potete dare? Allora, sono un po' a macchia di leopardo, perché ovviamente ci sono situazioni in cui si sfiora il 100% e situazioni in cui le percentuali di adesione sono molto più basse. Diciamo che mediamente possiamo dire che un 70% degli impianti depurati dalle gestioni dirette dagli impianti ghost hanno aderito almeno in questo primo giorno alla manifestazione. E lo sciopero rimarrà in vigore sino a domani, e se non arriveranno risposte dal governo siete pronti a ritornare in piazza? Beh, diciamo che sono già programmate altre manifestazioni. Io mi auguro che non serva arrivare a questo, ma però dico, c'è diciamo, l'attenzione
quello che noi abbiamo voluto fare con questa manifestazione è tenere accesi i riflettori sulle nostre problematiche, sul nostro settore, e poi in ultima analisi riguarda anche le tasche dei cittadini. Ancora nessuna novità per lo sblocco della vicenda Sappada per quanto riguarda gli impianti sciistici in vista della stagione invernale alle porte. Monica Nardini ne ha parlato con Lucio Gomiero, direttore di Promoturismo FVG. Sentiamo. Ora al momento novità su Sappada non ci sono, su quelle che sono in corso. E noi stiamo preparando la stagione al meglio. Ricordiamoci che l'anno scorso di questo periodo eravamo sotto effetto post-vaia, quindi eravamo sui ripristini delle piste, sui ripristini delle linee elettriche. Abbiamo fatto un mese di lavoro intensissimo. Io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato, perché in un mese avevamo sistemato tutto. In questo momento siamo più sereni, incrociamo le dita. Ci serve un po' di freddo che consenta di ottenere il fondo necessario su cui possiamo sparare la neve, perché noi siamo pronti su quasi tutto il comprensorio con la neve artificiale. Ci manca un po' di livello zero per cominciare a avere il ghiaccio. Lasciamo per un attimo i fatti che riguardano la nostra regione, andiamo a fare con l'aiuto dell'ANSA un riassunto invece di quelle che sono le principali tematiche a livello nazionale ed internazionale. Cominciamo con le parole di Conte su Ilva, l'ANSA, e poi le notizie sportive. Governo. Sto per entrare in riunione, sono fiducioso, la linea del governo è che gli impegni contrattuali vanno rispettati e in questo caso riteniamo ci sia alcuna giustificazione per sottrarsi agli impegni contrattuali. Però di fatto ci confronteremo, il governo è disponibile a far tutto il necessario e possibile perché ci sia da parte della controparte rispetto agli impegni contrattuali. Gli Stati Uniti hanno notificato formalmente all'ONU l'uscita dall'accordo di Parigi sul clima, diventando l'unico paese al mondo che non partecipa al patto e rinnovando l'ondata di critiche della comunità internazionale. Donald Trump lo ha fatto nel primo giorno utile, ossia dopo i primi 3 anni previsti dalla firma, ma il processo durerà 1 anno e si concluderà il 4 novembre 2020, il giorno dopo le elezioni presidenziali. La lotta al cambiamento climatico diventerà quindi uno dei temi forti della campagna per la Casa Bianca e se vincerà il candidato democratico, gli Stati Uniti potranno rientrare nell'accordo dopo il passaggio di consegne già a gennaio. La decisione è quindi nelle mani degli elettori. Il tycoon, che ha già smantellato l'eredità verde di Barack Obama, continua ad essere scettico sull'emergenza climatica e sulle sue cause, nonostante i dati degli ultimi anni. Trump è inoltre convinto che l'intesa penalizzi la crescita dell'economia americana più di quanto non faccia con altri paesi. La prima risposta arriva dal presidente francese Macron e da quello cinese Xi Jinping, che a Pechino hanno firmato un documento congiunto in cui ribadiscono l'irreversibilità dell'accordo di Parigi sul clima del 2015, malgrado il ritiro deciso dagli Stati Uniti. I due leader, si legge nel documento, riaffermano il loro deciso sostegno all'accordo, che considerano come un processo irreversibile, una bussola per una forte azione sul clima. Ma per la Russia il ritiro degli Stati Uniti rischia di compromettere l'accordo. L'Udinese ha ricominciato a lavorare questo pomeriggio per preparare la sfida alla SPAL e ha trovato da una parte la pioggia e dall'altra la bella notizia di un rinnovo davvero importante. Ci racconta tutto Jacopo Romeo, buon pomeriggio. Ciao Giorgia, buon pomeriggio anche ai nostri telespettatori. Sì, due ottime notizie. La prima, diciamo così, dietro la scrivania, perché come abbiamo raccontato in anteprima anche live alle 12, William Trestecong ha sottoscritto un nuovo contratto con l'Udinese, prolungandolo, adeguandolo sino al 30 giugno del 2023. Dunque una notizia importantissima perché parliamo di uno dei giocatori più importanti della squadra, un giocatore che l'Udinese è stata bravissima a trovare in Turchia e che si è subito ambientato molto bene, fornendo tra l'altro con una straordinaria continuità delle ottime prestazioni in questo anno e mezzo in maglia bianconera. Dunque una soddisfazione reciproca per lui e per la società che continua questa politica di consolidamento dei propri capisaldi, no? Perché dopo il rinnovo di De Paul a distanza di un mese arriva anche la firma di Ekong, insomma l'aveva preannunciato lo stesso direttore Marino, c'è la strada del consolidamento, c'è un obiettivo importante che è quello di tenere qui a Udine pezzi pregiati che, come evidenziato anche da questo rinnovo, stanno qui molto ben volentieri. Un'altra ottima notizia però, Giorgia, arriva proprio dal campo dove l'allenamento è in corso di svolgimento, si sta concludendo proprio in questi minuti, perché si è riunito regolarmente al gruppo, sta svolgendo tutta la seduta Jens Stryger Larsen, e questa è una notizia importante perché il giocatore danese sarà a disposizione per la partita di domenica alle ore 15 qui alla Dacia Arena contro la SPAL, mentre lavoro personalizzato proprio per lo stesso Ekong, un po' affaticato, così
come Sébastien de Maillot, che era uscito per quel problemino alla coscia nella sfida contro il Genoa, niente di grave, anche lui vittima di questo affaticamento muscolare, ha lavorato individualmente. Queste sono un po' le notizie che arrivano dal campo, dove Gotti sta lavorando naturalmente con la squadra. Oggi ci godiamo queste belle notizie, sponda Bruseschi e sponda anche rinnovi contrattuali, e poi vedremo cosa accadrà anche sul fronte allenatore dopo la partita contro i ferraresi di domenica. A te. Grazie, grazie mille Jacopo Romeo. Noi chiudiamo qui per questa edizione, torniamo nuovamente live con le notizie alle 19, più tardi.